L'Abruzzo si prepara ad accogliere appassionati di vino e professionisti del settore per la prima edizione dell'Italia Wine Experience Abruzzo Edition, che si terrà sabato 8 giugno 2024. Questa manifestazione esclusiva mira a valorizzare i prodotti enogastronomici della regione, promuovendo la qualità e la tradizione di un territorio ricco di eccellenze. L'evento si propone di comunicare la forza dell'Abruzzo, una terra di antiche tradizioni vitivinicole, e di valorizzare la sua immagine presso un pubblico di intenditori e media, con un occhio di riguardo verso i visitatori. Il Podere Santa Lucia, una prestigiosa azienda agricola nel comune di Tossicia, nel Teramano, sarà la cornice di questa esperienza, offrendo un assaggio delle capacità ricettive e della bellezza delle campagne abruzzesi. La prima location scelta è quella di Podere Santa Lucia, una struttura che possiamo dire è diventata con il tempo sinonimo di qualità. Adesso siamo in compagnia di Simona D'Adutorio, titolare dell'azienda insieme alla sua famiglia, un'azienda che è partita diverso tempo fa e puntata tutto sul fronte della qualità. Sì, questa azienda nasce una decina di anni fa per l'allevamento e la vendita di carni nostrane. Nella nostra azienda agricola noi alleviamo dei bovini di Marchigiana, dei suini large white, polli e galline livornesi. Tutti i nostri prodotti, carne fresca e salumi di nostra produzione, si possono acquistare nella macelleria che si trova all'interno dell'azienda agricola, e chiunque viene ad acquistare può liberamente magari fare una passeggiata e vedere in che modo alleviamo i nostri animali, sempre nel massimo rispetto sia loro che della natura e dei suoi tempi, cercando di interferire il meno possibile per riuscire ad avere un prodotto di qualità che sia soprattutto sano e genuino. Questi prodotti, nonostante ecco, nel tempo sia anche un po' cresciuta la domanda da parte della nostra clientela, abbiamo comunque deciso di mantenere sempre la stessa dimensione aziendale, ma non aumentarla per non proprio sradicare quello che era il principio che ci ha ispirato all'inizio, quindi il rispetto appunto della vita dell'animale, quindi farlo crescere in un ambiente sano. Gli animali escono la mattina, vanno al pascolo, rientrano la sera per trovare un riparo, e questo diciamo poi lo ritroviamo tutto nella qualità della carne che andiamo a mangiare. E non soltanto nel nostro punto vendita, ma da un anno circa possiamo anche assaggiare i nostri prodotti nel ristorante che abbiamo aperto sempre all'interno dell'azienda agricola, dove i piatti che proponiamo sono piatti sempre della tradizione abruzzese, comunque legati alla tradizione abruzzese, ma grazie al nostro chef un po' rivisitati, un po' rinnovati. Un'azienda che si trova proprio all'interno di un, possiamo definirlo così, un parco, e mostrare a chi viene a visitare e viene a mangiare all'interno della struttura la qualità dei prodotti, un qualcosa che è diventato appunto la qualità, un sinonimo molto importante tra qualità e offerta. L'offerta non può essere vasta, perché quando si parla di qualità non può essere un'offerta mai tanto vasta, però oggi i consumatori vanno a ricercare proprio i prodotti nicchia. Sì, esatto, questo è proprio la caratteristica della nostra azienda, cioè la possibilità proprio di vedere gli animali come vivono, come crescono, come vengono alimentati, e questa qualità che poi ritrovi anche nella carne, perché come dicevi tu giustamente il tema oggi è proprio quello che spesso non sappiamo, quello che mangiamo a tavola, quello che ci viene proposto a tavola. Questo problema all'interno di Podere Santa Lucia non c'è, perché facendosi una passeggiata si può ammirare oltre che la natura anche proprio gli animali che pascolano tranquilli.
Ciao, sono Veronica, una degli organizzatori di Italia Wine Experience, un progetto che nasce dalla fortissima passione per il mondo enogastronomico e dalla voglia di farlo conoscere in modo conviviale e informale. La nostra è una storia di scoperte e di racconti, scoperte negli ultimi anni di tutte le realtà vitivinicole, di scoperte di straordinarie location come il Podere Santa Lucia e di incontri tra i produttori e il nostro pubblico o come quello con Simona, titolare del Podere Santa Lucia, che ha creduto nel nostro progetto. Ed è proprio da qui, dal Podere Santa Lucia, che partirà il nostro tour dedicato alle eccellenze enogastronomiche, che ci vedrà l'8 giugno in Abruzzo per poi muoverci nei Castelli Romani per la seconda edizione del Lazio e a seguire in Lombardia. Nello splendido Toparco del Podere Santa Lucia avrete la possibilità di immergervi nel mondo vitivinicolo abruzzese e conoscere, anche grazie all'installazione di totem illustrativi, le caratteristiche delle uve e delle terre. Per noi Italia Wine Experience è la voglia di scoprire piccole realtà e dargli voce, è trascorrere una giornata nella natura e degustare vini del territorio e contribuire allo sviluppo dello stesso territorio. Italia Wine Experience è anche un'opportunità per creare connessioni B2B, un aperitivo e una cena inaugurali previsti per il 7 giugno presso la Corte dei Tini a Villa Vomano a Teramo. Saranno il preludio a incontri tra produttori, operatori e stampa. Tre masterclass tematiche saranno il cuore dell'evento dove i partecipanti potranno approfondire la conoscenza delle produzioni vitivinicole abruzzesi. I grandi vini della regione saranno i protagonisti di un viaggio sensoriale che esplorerà sotto zone, vitigni e la storia vinicola dell'Abruzzo. Le masterclass saranno realizzate in collaborazione con la FISAR, delegazione di Teramo, e condotte da sommelier e degustatori esperti. Siamo molto onorati di essere stati scelti da Italia Wine Experience per questa edizione Abruzzo. E, sì, l'evento è un evento di enogastronomia, diciamo, principalmente votato alla degustazione dei vini, tutti i vini comunque abruzzesi, delle cantine abruzzesi. E poi proporremo anche noi alcuni piatti che potranno essere degustati durante diciamo la giornata all'aperto passeggiando nel prato. Poi ci saranno delle masterclass e infine una cena di degustazione all'interno del ristorante la sera. Abbiamo deciso e accolto con grande entusiasmo questa iniziativa perché siamo molto legati al territorio e ci faceva comunque piacere promuoverlo, perché nel nostro territorio abbiamo vini di altissima qualità, una tradizione gastronomica veramente eccezionale, e chiunque da fuori viene nel nostro territorio rimane affascinato, oltre che dal cibo, dal vino, anche dal paesaggio, proprio dal panorama che puoi ammirare in questa struttura, in Abruzzo in generale, dall'aria pulita e quant'altro. Quindi è un evento che sicuramente vuole promuovere il territorio. Parliamo anche un attimo di turismo, perché il turismo in Abruzzo sta crescendo, è una regione che piace sempre di più, o meglio, ci sono le persone che vengono la prima volta in Abruzzo e rimangono stupiti da questo territorio che ha veramente tantissimo da offrire. Assolutamente sì, noi siamo davvero fortunati a stare in questa regione perché abbiamo la possibilità di avere la montagna a mezz'ora di macchina, come anche il mare a mezz'ora di macchina. E con questa struttura ci capita spesso di ospitare dei turisti da fuori, soprattutto dal Lazio o comunque anche dalle Marche, e rimangono tutti estasiati. Molti addirittura proprio ci dicono: non immaginavamo che esistesse tutto questo, perché forse il turismo in Abruzzo è ancora tutto da scoprire, insomma una regione ancora tutta da scoprire, quindi chiunque viene ne rimane affascinato. Manca solamente una cosa: facciamo l'invito a partecipare l'8 di giugno. Assolutamente sì, vi aspettiamo l'8 di giugno per passare una giornata all'aria aperta e degustando dell'ottimo vino e assaggiando le specialità del nostro chef. Siamo in compagnia di Matteo Di Panfilo, chef del ristorante Santa Lucia. Parliamo della qualità, perché la qualità rappresenta un qualcosa di essenziale per questa azienda, per questa struttura. L'8 sarà un evento anche per presentare, far conoscere a chi verrà da fuori i prodotti di questa azienda.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi per quanto riguarda la cucina, che è un settore insomma di questa grande azienda, in collaborazione con la macelleria cerchiamo di valorizzare al meglio i prodotti di nostra produzione, dalle carni ai suoi derivati, quindi dei salumi che produciamo quasi quotidianamente nelle nostre celle, nella nostra azienda, e poi qui in cucina diamo quel tocco in più di innovazione, quel tocco di modernità per creare dei piatti un po' all'avanguardia, però tenendo conto sempre la tradizione e il prodotto di grande qualità, toccando il meno possibile la propria realizzazione. Però possiamo dire che siamo fortunati, viviamo in una regione che dal punto di vista della qualità e delle tradizioni ha tantissimo da dare. Beh, sicuramente, poi un'azienda immersa nel verde dove siamo noi, i prodotti, le materie prime di grande qualità non mancano sicuro, quindi una bella lavorazione, una grande lavorazione fatta da professionisti giù alla macelleria in abbinamento, in accostamento con prodotti della nostra terra, è sicuramente dei grandi capolavori. Abruzzo Wine Experience porterà in questo territorio tantissimi vini abruzzesi, l'occasione sarà proprio di creare degli abbinamenti ad hoc. Beh, quello sicuramente, infatti ci stiamo impegnando al massimo per cercare di valorizzare al massimo il prodotto appunto della nostra azienda in abbinamento anche alle grandi eccellenze del nostro territorio. La cucina è cambiata, prima si faceva un piatto dove si portava avanti per tutto l'anno, adesso ci sono le stagionalizzazioni, ovvero in base alla quantità e alla qualità del prodotto si propone poi a tavola. Questo sì, ed è sicuramente un valore aggiunto della nostra cucina, cioè la stagionalità. La stagionalità ci permette di avere appunto i prodotti sicuramente molto più genuini sui piatti, molto più, soprattutto in questo periodo di primavera, molto più colorati, per noi sicuramente oltre che ad essere un lavoro è anche un divertimento cercare di accostarli al meglio e creare dei piatti sicuramente belli agli occhi e sicuramente buoni al gusto. Torniamo all'evento clou, che è quello dell'8 di giugno, la sera ci sarà una cena di gala, possiamo anticipare quale sarà il menu chef? Allora sì, alcuni piatti diciamo che li possiamo svelare. Allora intanto durante il giorno ci saranno allestiti degli stand dove comunque noi proponiamo piatti sicuramente fatti con prodotti nostri, quali c'è il panino con la porchetta, ci sono le lasagne e fagioli, pasta fatta in casa con le cotiche dei maiali nostri, abbiamo poi dei bocconcini di marchigiana IGP, che è sempre carne allevata dalla nostra azienda, e poi proponiamo anche della pasticceria secca con prodotti a base di mandorla, comunque sempre inerente alla tradizione abruzzese nonché quella teramana. Per quanto riguarda la cena di gala, ci saranno altri piatti sicuramente ricercati, sicuramente piatti sempre tradizionali, che tipo i granetti con le fave, che è un piatto comunque che adesso si usa poco, io credo invece che è di grandissima qualità, di grandissima bontà, e quindi è un'occasione per riproporli. Ciao, io sono Gaetano e sono uno degli organizzatori di Italia Wine Experience Abruzzo Edition. I nostri eventi sono pensati per avere un basso impatto ambientale e tutti i nostri allestimenti sono stati pensati e realizzati interamente in cartone riciclato. Inoltre all'evento troverete esclusivamente packaging plastic free. Durante il nostro evento potrai degustare oltre 150 etichette abruzzesi, assaggiare i cibi della tradizione e ammirare le opere della famosa Annunziata Scipola. Durante l'evento saranno inoltre organizzate tre masterclass, la prima dedicata ai vini delle colline teramane, la seconda ai grandi bianchi autoctoni e la terza in quello che noi chiamiamo il matrimonio d'amore tra il cibo e il vino. L'evento si concluderà sabato sera con una cena degustazione preparata dallo chef Matteo Di Panfilo. Puoi acquistare il tuo biglietto sul sito www.italiawineexperience.it. Ti aspettiamo! Con
l'Italia Wine Experience Abruzzo Edition, l'Abruzzo si conferma come una destinazione enogastronomica di primo piano, una regione pronta a offrire un'esperienza indimenticabile che celebra il meglio della sua produzione vitivinicola e gastronomica.